Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su A Painter's Tale, Curon 1950. Non sarà un video lunghissimo, perché questo gioco non dura molto, ma secondo me ha un prezzo onesto, costa 6,90€, meno che un menù in un fast food, meno che magari una visita a vedere qualche museo di montagna. Vi dico museo di montagna perché parla delle vicende negli anni 50 del villaggio di Curon. Forse detto così non vi ricorda nulla, ma posso dirvi che sicuramente avrete in mente il famoso campanile che esce dal lago, dalle acque del lago Resia, di Resia, insomma, come spero di non fare errori. Beh, questa potrebbe essere una bella esperienza perché ci troveremo nei panni di un pittore che poi si ritrova misteriosamente a vivere le vicende del villaggio di Curon, di cui fu programmata la distruzione per la costruzione appunto di una diga, in pratica il lago, la realizzazione del lago di Resia che sommerse l'intero paese, le case vennero fatte crollare, insomma venne fatto questo lago. Questa potrebbe essere una bella esperienza perché fondamentalmente il gioco è italiano, ecco vi dico, fondamentalmente è un gioco, un walking simulator dove sono state effettuate delle ricerche, le ricostruzioni storiche, quindi degli edifici, in una grafica un po' particolare perché è una grafica voxel. Beh, questo potrebbe essere una bella esperienza se avete intenzione magari di andarci, frequentate abitualmente questo posto o avete intenzione di andarci a breve con la famiglia, insomma, ora che magari si potrà uscire un pochino di più, potrebbe essere figo provarlo, giocarlo, sapere la storia e magari poi vedere e immaginare nei luoghi reali quello che avete giocato. Mi ricorda molto una cosa assurda, ma non so chi di voi è più datato, insomma, ricorderà il bellissimo Dragon's Lore 2 con questi borghi medievali. Ecco, io ricordo che quando vidi la paese dove sono nato io nel corso di un evento serale, c'erano le luci, i lampioni che illuminavano questi antichi portici e mi ricorda molto quel medioevo lì. Beh, perché no? Qui magari potrebbe farvi fantasticare, così come l'ho fatto io in passato. Come ho detto, non durerà tantissimo il video perché il gioco non è lungo. Ci si muove con WASD o le frecce direzionali, o col pad volendo. La A si seleziona, il backspace si torna indietro, esce il menu, corre il diario con poi il tasto tab. Iniziamo. Bella scorre l'acqua dei ruscelli della montagna verso valle, ricoprendo le ultime memorie. Tante sono le storie che si sono dette su questo lago, su questo villaggio. Pareva anche che tanti non si fossero capiti, perché si parlava in questa zona anche il tedesco, quindi tanti lo scoprirono proprio all'ultimo, che dovevano lasciare la propria casa. Comunque sotto questo lago un tempo c'era un villaggio. Come vi ho detto, la grafica è voxel, quindi non aspettatevi assolutamente il fotorealismo e soprattutto i personaggi ricordano quelli che sono magari quelli di, possibilmente mi viene in mente, Minecraft. Allora, da dove comincio? Allora, io inizierei in questo caso da... non lo so, iniziare dal campanile. Non mi manca nulla, dicono. Sono ancora giovane, dopo tutto. Ho una vita stabile, delle solide fondamenta, un lavoro, in amori alti e bassi. Il lago. Avevo la sensazione di affondare. La mia vita scorreva tranquilla, ma qualcosa mi stava portando a fondo. Dovevo prendere una pausa, a respirare, a ricordare quali sono le mie vere passioni. Le campane, sentite? Avevo il bisogno di una nuova prospettiva, rallentare, cambiare strada, guardare lontano. Avevo l'esigenza di trovarmi, di cominciare a dipingere. Guten Morgen, mein Herr. Gute Morte?
Buongiorno signore. Haben Sie gesehen, wie es schon es heute draußen ist? Ist? Vabbè, non ve lo leggo più perché il tedesco non lo so. Italiene. Sì, dai, va via. Chissà che ha detto. Alcune ore dopo. Vediamo un po' il quadro, come è venuto. Beh, non male. Guarda che nuvoloni. Devo sbrigarmi. Termino il quadro. Per fare un quadro in poche ore, boh. E beh. Il problema è che non ci stanno lo zaino. Da dove viene quella luce? Su questo posto ci ho volato anche in Flight Simulator, ma purtroppo non è realizzato il campanile. Zaino. Con la E. Opla. Prendo lo zaino. Prendo il quadro. Posso prenderlo? Ma sì, dai. Non è neanche malaccio. Mi posso ritenere soddisfatto anche se ho fatto di meglio. Io non posso dire nulla, non saprei fare di meglio. Leggiamo il cartello. Mi ci voleva un posto così per riprendere fiato. Poi sono posti bellissimi. Il Trentino è veramente eccezionale. Per quel poco che ci sono stato. Ma cosa? Andiamo. Poi ovviamente io, come ho detto, farò un video molto breve perché non voglio fare un torto agli sviluppatori e mostrarvelo tutto, che non ha senso. E in un prezzo che comunque 6,90 mi sembra più che onesto, c'è dietro comunque un lavoro di realizzazione tecnica e di ricerca. Ci saranno anche dei mini giochi da fare e delle scelte, ma la storia rimane sempre comunque quella. Questi sono i Monkey's Tale Studio, gli sviluppatori italiani. C'è questa sirena che ci sta portando giù. Andrea D'Arseno, Matteo Lollini, Matteo Ridolfi, in collaborazione con Sofia Abatangelo. Che spero guardino questo video. La musica di Ascari. C'è un qualcosa che mi ricorda anche la produzione di The Town of Light. Gioco che portai anni e anni fa. E unico gioco di cui conoscevo direttamente lo sviluppatore. Atto 1. Il gioco ha salvato. Vedremo brevemente adesso l'inizio della storia. Si gioca completamente senza mouse, anche il movimento nei menu è tutto con la tastiera. Ma cosa mi è successo? Dove mi trovo? Anche i mobili in pieno stile trentino. Oh my god, finalmente ti sei svegliato. Come sono finito qui? Scusami, sono un po' confuso. Come sono arrivato qui? Non so cosa ti sia successo. Ti ho trovato svenuto all'ingresso del paese, completamente bagnato, e ti ho portato qui. Hai dormito per 2 giorni. Padre Alfred era preoccupato, sai, mi aveva già fatto l'estrema unzione. Ma non mi sono presentata, che maleducata. Mi chiamo Ida. Padre Alfred? Io sono Tommaso, ma chi è padre Alfred? È il parroco del paese. Mi ha chiesto lui di prendermi cura di te. Ti ho portato a casa mia perché la canonica è troppo fredda. Non fare gaffa.
Scusami, non volevo metterti in imbarazzo. Dove sono i miei vestiti? I tuoi vestiti non puoi usarli. Li ho lavati e devo ancora stirarli. Puoi prendere uno degli abiti di mio marito. Dovresti avere più o meno la stessa taglia. Sono nell'armadio nella nostra camera da letto al piano di sopra. Tuo marito? Ma tuo marito non se la prenderà male. No, mio marito ha sempre aiutato chi aveva bisogno. Ok, andiamo. Andiamo un po' anche in corsa che... Con anche il vasino sotto. Presumibilmente anni 50 siamo. Apri l'armadio. Lì devono trovarsi i vestiti di cui mi ha parlato Ida. Vediamo come mi vesto. Mi vesterò a quadretti. Più o meno. Abbigliamento tipico. Guarda qui. Mi stanno proprio bene. Sono giusto un pochino vintage. Ma non sai ancora dove ti trovi. Mannaggia te. Quadro. Vediamo un po'. Vediamo un po' anche la ricostruzione. Bello. Guarda, che strana atmosfera, tutto così sospeso. Lui è assorto, lei sta uscendo di scena. Avranno litigato? E dov'è adesso? Di sopra a cambiarsi. Non potevo lasciarlo andare in giro per il paese con quegli abiti assurdi. Dove li avrà trovati? Ida, gli hai dato i vestiti di Carl? Non dovevo pensare di fare bene. Credete sia inopportuno? Molto bene, vedo che sei finalmente in piedi. Ti ricordi come sei arrivato qui, figliolo? Quella luce. Non ci crederete, ma una luce mi ha trascinato nel lago. Una luce? Di che cosa stai parlando? Sei solo confuso. Vedrai che un po' di riposo e un pasto caldo ti faranno tornare alla memoria, in men che non si dica. È un peccato solo che tu sei arrivato in un momento difficile per il paese, ma non voglio turbarti ora con i nostri problemi. Passerà alla chiesa più tardi quando ti sarai rimesso. Parleremo con più calma. Grazie, vero, certamente. A Wiedersehen. Ok, andiamo a vedere. Usciremo adesso? Se mi fa uscire la signora. Hai fame? Prendi specchio e formaggio dalla dispensa. Intanto metto il pane in tavola. Va bene, volevo uscire a vedere un po' il villaggio io però, prima di... Posso andare a fare un giro? Meglio mettere qualcosa sotto i denti. A pancia piena si sta decidendo. Ok, dai, va bene, allora prendiamo... E da dov'è che lo prenderei? Senti che bel calduccio. Ah, una stufa. Ok. Ho capito, ma dove lo prendo io? A ripostiglio. Che bello. L'illuminazione così. Sì, è un po' brutta la cosa che quando devi prendere qualcosa, devi interagire con qualcosa, lui fa il passo indietro e prende. Ripiano... Basso, terra, basso, medio, medio. Che fame, ecco lo spec. E poi il formaggio invece il piano terra. Ok, una forma intera. Esci, dai, andiamo. Come ho portato lo spec, il formaggio viene a tavola. Ho anche dello strudel sfornato questa mattina. Buon vino, favore. Va bene, mangiamo e andiamo a vedere il villaggio. Non avevo mai mangiato? Ok. Tutto squisito. Dan, che mi fa molto piacere. Sono contenta che ti sia tornato l'appetito. Scusa la curiosità, sono un pittore anch'io. Ho visto un cavalletto di quadri in casa, li hai dipinto tu. Certo che no, io non so nemmeno tenere un pennello in mano. È mio marito Carl che dipinge. Ti piacciono? Sono affascinanti. Sei tu quella? Sì, sono proprio io. Non l'ho mai capita veramente la sua pittura, non mi piace stare con le mani in mano. Ma quando mi chiede di posare per lui non ce la faccio dirgli di no. Sembra sempre così felice e sereno quando dipinge. Non è facile per Carl fare il pittore. Qui in paese in pochi apprezzano il suo lavoro. Se non fosse per l'albergatore, il signor Heinrich, che gli ha lasciato esporre i quadri nella sala dell'hotel, mio marito avrebbe dovuto fare il mandariano come suo padre e suo fratello. Gli ospiti vedono i suoi paesaggi e capita che li vogliono come ricordo. C'è uno però che Heinrich non ha voluto vendere mai. Potresti andare all'albergo a vederlo se ti va. Ok, c'è già qualcosa che probabilmente con la storia non cambia, ma per scoprire l'ambientazione potrebbe essere carino vedere. Dobbiamo andare alla chiesa, dobbiamo andare di là a vedere il quadro. Non se ne parla nemmeno. Con tutte le prediche che fa ogni domenica, Carl non mi perdonerebbe mai per averlo. Ok, italiani, tedeschi, per lui non ha mai fatto differenza, ok. Tuo marito è
Generoso. È un uomo veramente straordinario. Sì, è generoso. Mi sembra comunque che tu stia meglio. Devo stirare, cucinare lo stufato, preparare i cani e darli. Stanno stirando fuori tutta una serie di, giustamente, di usanze tipiche, sia a livello di cibo che di vestiti del posto. Vedete qua, io vado, lui si mette in posizione davanti e dice: va bene, possiamo andare a vedere com'è il villaggio. Plazzo. Buongiorno signora, visto che bel tempo oggi. Buongiorno, ma noi due ci conosciamo. Dicono che però annuvolerà presto. Ah, vabbè. Ma il vecchietto che ho incontrato in riva al lago, ora però non riesco a capirlo, che strano. Quello che parlava, ah sì, tedesco. È vero. Che belli affreschi, li aveva dipinti Carla? Beh, qua noi siamo nel villaggio di Curon, quindi stiamo esplorando il lago in pratica. Vediamo un attimo dove ci porta e poi diamo un'occhiata al menù. Eccolo lì il lago. E questo è il villaggio, che dovrebbe essere ricostruito in base alle ricerche, archivi storici, insomma. Molto carino. E qua quel campanile mi sembra di averlo già visto qualche parte. Con il tasto Tab si va sugli obiettivi, quindi si vede a vedere il quadro di Carla. Vai alla locanda a prendere il formaggio. Vai a parlare con padre Alfred. Ok, con Backspace torna indietro la storia di Curon. Quindi andiamo a vedere tutti i documenti scritti su quello che è il lago, su quello che è la città di oggi, i disegni, Curon 2020, vediamo un attimo se si può vedere il matto, padre Alfred, cioè c'è veramente una cura, i quadri anche, cercando riflessi quello che abbiamo fatto noi, Malinconia in blu è quello che ha fatto il protagonista dentro. Beh ragazzi, questo A Painter's Tale sembra davvero figo, l'avevo già provicchiato un pochino. Come vi ho fatto appunto all'inizio la lunga premessa, può essere un bel titolo se avete intenzione di visitare questo posto, siete incuriositi dalla cultura nostra, italiana, no, d'Italia, se abitate vicino magari pensate di andarci, potrebbe essere figo di giocare questo gioco. Ripeto, costa 6,90. Durata non ho visto, però dura una manciata di ore. Una manciata di ore che comunque vi arricchiranno sicuramente di qualcosina in più a livello di conoscenze, di atmosfera, di musica. E poi è un gioco italiano. Attendo ovviamente i vostri commenti qua sotto e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.